prima ci ha detto a proposito della simpatia prevalente di D'Annunzio. La comunità di Lauritello, che oggi si chiama Rotello, sta vicino Larino, e lì nacque un'importante contea che metteva insieme il Molise, l'Abruzzo e tutte le terre che si raggiungevano con lo sguardo guardandolo dal Tronto. Si arrivava fino a dopo Ascoli Piceno. Questa realtà, che venne fortemente voluta da un guerriero, da un normanno di grandi capacità e di grande risolutezza, si chiamava Roberto, come Roberto di Salle, il beato Roberto di Salle, e come soprannome aveva l'Astuto, il quale seppe battere nei pressi di una località dalle parti di Serra della Capriola, credo che si chiami, le filiere militari del Papa Leone IX. Ma perché è importante dire questo? Perché ho avuto modo solo di leggere qualche pagina di storia. È importante perché già da allora emergeva una deficienza fiscale per fare in modo che si mantenesse in piedi la forza d'urto di questa articolazione territoriale che aveva tanto da dare all'Italia che si stava ristabilendo, che si stava stabilendo. C'era bisogno però di allargare i confini. Poi ci pensò in maniera compiuta per tutto il centro-sud dell'Italia Federico II di Svevia, che è un pronipote allungato di questo Roberto di Altavilla, ma è straordinario cercare di capire come nella tradizione degli spazi per il come sono stati utilizzati e nella profondità della storia c'è scritto molto senso di quello che noi dovremmo fare, c'è scritto molto significato. Vedete, se noi oggi vogliamo scavalcare la dimensione storica e vogliamo guardarla soltanto nella sua relazionalità, questo spazio che è il nostro, che è la terraferma e l'Adriatico, e fotografarlo rispetto allo spazio più grande che è quello dell'Europa, quanto ci guadagniamo noi come opportunità? E vediamo quali sono le opportunità che devono interessare una città ed un sistema spazio-acqua di cui fa parte una città, poi lo vedremo quali sono le opportunità. Ma quante sono quelle che crescono e si pongono in più, rispetto invece ad un andamento solitario, quasi essiccato dalla solitudine? Vedete, l'Europa è fatta di quattro grandi sistemi di acqua. C'è il Mar Nero, che ce l'abbiamo guardando, diciamo così, questo impianto grafico sulla nostra destra guardando l'Europa. Poi abbiamo il Mar Baltico, che ce l'abbiamo al nord, e poi abbiamo il Mediterraneo divisibile in due parti. Il Mediterraneo occidentale, quello che vede come reginetta Barcellona, e il Mediterraneo orientale, che vede come reginetta Salonicco. Questo Mediterraneo orientale è impastato anche dei contributi di acqua del Mar Egeo e anche del Mar Ionio. Noi, se facciamo uno sguardo Europa, uno sguardo mondo allo spazio che è proprio nostro, noi magicamente vediamo come l'Adriatico, anziché in una condizione di chiuso, di golfo chiuso, cementato, si trova ad essere lo specchio d'acqua che più di tutti mette tutti in collegamento, in connessione. Questo specchio d'acqua formidabile che per esempio fa dialogare la zona dei Balcani con la zona che è bagnata dal Tirreno, fino ad arrivare a Barcellona e andando anche oltre, rispetto per esempio a quello che si dipana nei confronti dell'Atlantico. Ma che questo accada, c'è bisogno di pensarci in questi termini, c'è bisogno di capire quanto è vicino a Belgrado, che è il centro del mondo rispetto a tutti gli assi di collegamento. Danzica rispetto a Belgrado è a due passi, non solo immaginati. Costanza rispetto al Mar Nero, e tutto quello che si movimenta anche nei pressi di Rotterdam, tutto questo uno lo riesce a inquadrare, a cogliere, a razionalizzare se si pensa mondo, dove il mondo non è tutta la grandezza del mappamondo, ma è tutta la prossimità declinata. Ma questo come lo si rende priorità nella propria agenda? Parlandone, costruendoci convincimento, consapevolezza del valore in più che ne viene se si assume questa iniziativa. Vedete, io penso che le opportunità che ci chiamano in causa, che ci convocano, sono opportunità riguardanti la liberazione delle opportunità economiche, ma sono anche le opportunità riguardanti, per esempio, il processo di pace, di dialogo. Noi non dobbiamo dimenticare come l'Europa, quando lei viene studiata, questa formidabile donna che è l'Europa, viene studiata come un esempio riuscito perfettamente
di coabitazione di culture, di differenze. Se uno pensa che Istanbul è stata chiamata così, prima ancora di avere la denominazione di Istanbul e di Costantinopoli, Costantineie, che significa la città per eccellenza, e che significa la città nella quale in maniera scontata, naturale, magica, tutte le differenze coabitano, si compongono, si combinano e danno luogo ad una identità più elevata, più capace di comprensione. Tutto questo l'Europa ci evoca. E quanto serve questo? Come processo di pace che va mantenuto ed esteso? Certo che serve, perché è la prima condizione, è la ragione per la quale, per esempio, in una città come Mantova, quando si interrogano qual è la funzione della città? È la produzione del PIL? O il fare in modo che i cittadini siano sereni, in una condizione dialogante l'uno con l'altro? Questo accade se c'è questo tipo di cultura dell'accettazione dell'altro, della coltivazione della dimensione del dialogo, del dare senso anche al punto di vista che non è subito il nostro, ma che per questo ha comunque significato. Vedete,